Ciao a tutti, sono Mattia di Mr. MS Tutorial e in questo video vedremo come costruire un mitragliatore su Minecraft. Allora, il circuito che sta alla base del mitragliatore su Minecraft è questo qua, è un circuito di loop che ripete un circuito che ripete una funzione infinite volte. Per farlo mi sono servito dei binari, di cui 4, vabbè, che accelerano, che saranno per mantenere una determinata velocità, e 4 binari compressor plate. Quando il carrellino che metterò dopo ci andrà sopra, attiverà un dispenser che metterò qua, che lancerà delle frecce. Essendo a forma circolare, si creerà un circolo infinito, e essendo tutti e quattro i binari compressor plate collegati, si creerà un'arma automatica, proprio una mitraglietta. Questo circuito si può anche riassumere con 4 repeater o delayer messi in croce. Quel circuito là però a me non funziona, quindi ho deciso di fare questa cosa con i binari. Ok, adesso direi di ultimare la mitraglietta. Ok, adesso carico il dispenser con le frecce. Ok, ne metto ben 128. 64. E adesso, prima di avviarlo, però distruggo quest'altro circuito qua, che tanto non serve a niente ora. Neanche dopo. Che direi di fare partire e vedere come viene fuori. Ok, via. Ok, allora, il ratio non è alto come un MP7 con fuoco rapido, però dai, comunque riesce a sparare in automatico. La portata è, diciamo, una via di mezzo tra schifosa e buona. E adesso non provo, però penso che funzioni lo stesso, anche se si mettano in serie altri dispenser a fianco a quello là, che penso sia un buon modo per proteggersi da altri giocatori nei server e anche da mostri sempre nei server. Quindi sì, un'arma abbastanza utile, diciamo una specie di arsenale. Bene, altro da dire non c'è, quindi direi di rifarlo partire. Ok, e di salutarci. Allora, ciao ciao da Mattia di Mr. MS Tutorial, al prossimo video. Ciao a tutti, sono Mattia di Mr. MS Tutorial e in questo video vi farò vedere il tiro a segno su Minecraft.